sua bocca, come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori. La sua bocca è coperta, il verbo tace. Ora parla il suo corpo martirizzato, un velo rosso intriso di tutto il male e di tutto il dolore del mondo copre le sue membra, rese impotenti. I padri della Chiesa chiamavano il Venerdì Santo giorno dell'amarezza. Per antichissima tradizione, la Chiesa in questo giorno non celebra l'Eucaristia, ma adora la Santa Croce, commemorando la sua origine dal fianco trafitto di Cristo che muore su di essa e da quel trono regale dona la salvezza all'umanità. Mistero nel mistero, davanti al quale l'essere umano non può che prostrarsi in adorazione. Tutto è segnato da profonda mestizia. Le campane restano mute mentre l'assemblea attende in silenzio. Anche i ministri, recandosi all'altare, che in questo giorno è spoglio da ogni ornamento, anche della tovaglia, si prostrano per terra mentre tutti si inginocchiano per un tempo prolungato di preghiera silenziosa. Questo rito evoca l'umiliazione della creatura, piegata dal peccato, causa di morte, davanti a Dio suo Creatore, che dal peccato ci ha salvati, donandoci la sua vita. Il silenzio di tutti esprime il dolore della Chiesa sposa per la perdita del suo sposo. Lo stupore per un amore così grande chiude la nostra bocca nel silenzio, ma chiede al cuore di aprirsi all'ascolto attento della parola, che ci rivela un Dio che è Padre, che non esige il sacrificio degli uomini, ma ad essi offre in sacrificio il suo stesso Figlio. Nella radiosa tristezza di questo Vespro, volgiamo lo sguardo a colui che per noi è stato trafitto. Il volto di Cristo che contempliamo sulla croce è volto sfigurato perché caricato del volto del peccato dell'uomo e del mondo, ma insieme volto trasfigurato perché i suoi occhi restano fissi sul Padre, nelle cui mani egli si abbandona. Ai piedi della croce ci scopriamo destinatari di questo amore che sgorga abbondante dal cuore trafitto di Cristo e ci inonda di misericordia. Il segno della croce, impresso in noi con il battesimo, è il segno della nostra identità di figli di Dio. È una presenza che abbraccia e penetra l'intera nostra esistenza e chiede di far morire in noi l'uomo vecchio per risorgere in Cristo come creature nuove. Che farò dunque di quello che voi chiamate il re dei giudei? Crucifige, crucifige,
Anima mia, che fai? Cuore mio, che pensi? Lingua mia, come ti sei ammutolita? Guarda l'eccellenza della sua bellezza, la compostezza dei suoi occhi, la dolcezza delle sue parole, la sua autorità, la sua mansuetudine. Guardalo tutto, dentro e fuori, con il cuore trafitto dai dolori. Alle porte era già pronta la croce. Cammina dunque l'innocente Isacco verso il luogo del sacrificio, con quel carico tanto pesante sulle sue spalle, così deboli. Chi non avrebbe sparso lacrime vedendo il re degli angeli camminare lentamente con quel peso tanto grave? Piangevano tutti, tutti coloro che erano presenti. Piangevano quelle sante donne, piangevano quei nobili uomini, piangeva il cielo e la terra, e tutte le creature accompagnavano le lacrime della Vergine. Piangeva anche quella santa peccatrice, e abbracciata ai piedi del Salvatore diceva: «Oh, luce dei miei occhi e salvezza dell'anima mia, chi mi accoglierà se mi vedrò appesantita dai peccati? Chi curerà le mie piaghe? Chi risponderà per me? Oh, amato del mio cuore, chi mi concederebbe ora di morire con te? Oh, vita dell'anima mia, come posso dire che ti amo se sono viva e ti ho morto davanti ai miei occhi?» Dal Vangelo secondo Giovanni. Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria, madre di Cleopa, e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: «Donna, ecco tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco tua madre». E da quell'ora il discepolo l'accolse con sé. Dopo questo, Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto affinché si compisse la scrittura, disse: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno di aceto. Posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla bocca. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «È compiuto». E, chinato il capo, consegnò lo spirito. Quale sposo muore per la sua sposa, tranne nostro Signore? Quale sposa ha scelto un trucidato per marito? Chi dall'inizio del mondo ha mai dato il suo sangue come dono nuziale, tranne il crocifisso, che suggellò il matrimonio con le sue stesse ferite? Chi ha visto un cadavere posto in mezzo ad una festa nuziale, con la sposa che lo abbraccia, aspettando di essere consolata da lui? A quale festa, tranne questa, spezzarono il corpo dello sposo per gli ospiti, invece di altro cibo?
Egli morì sulla croce e dette il suo corpo alla sposa resa gloriosa, che lo coglie e lo mangia ogni giorno alla sua mensa. Egli aprì il suo fianco e unì il suo calice al santo sangue per darlo a lei da bere, così da farle dimenticare i suoi molti idoli. Lei lo unse con olio, lo indossò nell'acqua, lo consumò nel pane, lo beve nel vino, affinché il mondo potesse conoscere che i due sono uno. Egli morì sulla croce, ma lei non lo cambiò con un altro, no. Lei è piena d'amore per la sua morte, sapendo che da essa ha la vita. Oh,
Dal libro del profeta Isaia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato e innalzato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte nazioni. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai a essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito. Chi avrebbe creduto al nostro annuncio? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure, egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori. E noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per le nostre colpe, schiacciato per le nostre iniquità. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Eternum
croce misericordiosa, albero della passione, trono del regno, arma di pace, altare del sacrificio, tavola dell'offerta, talamo nunziale, fontana del sangue e dell'acqua. Prezzo del riscatto, ara della riconciliazione, sostegno dell'universo, strumento del soccorso, fontana della comunione, segno della gioia divina, divino tesoro piantato sulla terra, albero fiorito, legno che fa fiorire la vita, legno fruttuoso, albero vivificante, scala per il cielo, porta del paradiso, luce dei credenti, onore dei battezzati, consacrazione dei confermati, forza dei perseguitati, icona della fede, speranza dei forti, forza dei deboli, medicina per i malati, fermezza dei giusti, soccorso unico per tutti, resurrezione di tutti i morti. Oh.
Divino Maestro, che ti sei fatto per noi obbediente fino alla morte e alla morte di croce, insegnaci a obbedire sempre alla volontà del Padre. Salvezza nostra, che hai sacrificato la vita per amore dei fratelli, fa che ci amiamo come tu ci hai amato. Gesù, vita nostra, che morendo sulla croce hai vinto la morte e l'inferno, donaci di comunicare alla tua morte per condividere la tua risurrezione. Redentore nostro, che hai steso le braccia sulla croce per stringere a te tutto il genere umano in un vincolo indistruttibile di amore, raccogli nel tuo regno tutti i figli di Dio dispersi. Re glorioso, inchiodato su un patibolo infame e calpestato come un verme, insegna a noi come rivestirci di quell'umiltà che ha redento il mondo. Crux fidelis inter omnes, arborunda nobilis, nulla E diamo il buongiorno al tenente colonnello Ilario Miranda, a lei. Buongiorno a tutti voi, alle telespettatrici e telespettatori. La situazione medio odierna continua a vedere, come ci mostrano le immagini provenienti dallo spazio, un campo di alta pressione che interessa gran parte del paese. Ci sono delle infiltrazioni di aria più fresca in quota sul settore adriatico e che interessano, diciamo, buona parte della penisola. Ma sostanzialmente le condizioni rimangono abbastanza stabili. Con questa situazione chiaramente abbiamo una subsidenza nei bassi strati e quindi la tendenza a riduzione della visibilità con
formazioni di foschie dense e nebbie lungo le aree costiere, e ce l'aspettiamo, diciamo, nella giornata di oggi e poi dalla serata nuovamente, soprattutto su quelle tirreniche centro-meridionali e sulla Sardegna. La situazione poi tenderà gradualmente a cambiare a partire dalla serata di oggi sul settore nord-orientale, con l'arrivo di aria più fresca che farà aumentare la nuvolosità e porterà delle precipitazioni proprio su queste zone. Ma andiamo con ordine e vediamo il quadro grafico previsto per la giornata odierna, che ci mostra un cielo sereno poco nuvoloso sostanzialmente su gran parte del settore settentrionale. Tenderà, come detto, ad aumentare la copertura sull'area alpina, in particolare quelle più orientali, con qualche debole rovescio il pomeriggio, e che nella sera ci attendiamo che potrebbe estendersi anche alle zone pianeggianti del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Per quanto riguarda il centro e la Sardegna, condizioni stabili e soleggiate. Come detto, abbiamo avuto delle riduzioni di visibilità questa mattina sulle aree costiere tirreniche centrali. Ritorneranno nella serata delle foschie dense e qualche banco di nebbia anche nelle zone interne e sulla Sardegna. Al sud, condizioni inizialmente di cielo sereno poco nuvoloso, quindi stabili. Nel pomeriggio ci attendiamo un aumento della copertura nelle zone interne, a ridosso dei rilievi appenninici, con qualche debole rovescio che potrà interessare queste zone, ma che si esaurirà poi nel corso del pomeriggio.